Amici di Planet TV, benvenuti al nuovo appuntamento. Finalmente grande novità, Marco Bigiani non c'è più, ci sono solo io, Laura Toccafondi, che continua Planet TV. Ci sono sempre. Vabbè, carnevale, mi scherzo vecchio, vale. Vecchio, ma ci sono potevi sempre. Anche tenerlo lo scherzo per tutta la puntata, non ti presentavi, poi arrivavi alla fine, dicevi gli occhiali, ah, certo. A me non sembra un altro, capito? Sì, gli potevi arrivare anche alla fine, dicevi no, guardate sì, che è uno scherzo, sì, dovevi subito sciupare lo scherzo, ora all'inizio. Subito. Ma vabbè, che scherzo è questo? È scherzo di carnevale, perché... Lo scherzo è che c'è Laura Toccafondi, questo è uno scherzo. È lo scherzo di carnevale perché questa è una puntata tutta dedicata al carnevale, quindi cosa abbiamo deciso? Dove si fa a festeggiare il carnevale? Alla patria del carnevale, alla capitale del carnevale, dopo Venezia o insieme a Venezia o sopra Venezia c'è Viareggio. Viareggio è uno dei carnevali più conosciuti al mondo. Davvero? E poi è bellissimo perché il carnevale è un momento dove tutti ci si diverte, si balla, si scherza, si ride, ci si trasforma, però i carri in realtà trasmettono dei messaggi bellissimi, andrebbero certo, studiati certo. A scuola. Certo. Sono lezioni di vita non questi sono carri. A casa, non sono no, a casa. Sono bellissimi, oltre ad essere spettacolari. Ora ti porto nel carro numero uno, cioè nel senso perché è il primo della fila, va bene? Che è bello, è un numero uno anche i cavalli, no? Proprio, ti piacciono i cavalli? Mi piace, sì, molto, ah, molto. Allora, andiamo. Andiamo, carnevale di Viareggio, Planet TV, Marco Bigiani, Laura Toccafondi. Qui si ritorna a fremere, qui si ritorna a vivere, qui si ritorna a far quel che vuoi tu. Nuove speranze affiorano, fiumi di baci scorrono, amore è tempo di venir qua giù, dove persino gli angeli, suonando mille cembali, volano con i coriandoli nel blu. Abbiamo trovato il carro numero uno, perché sei il primo, vero? Sì, oggi sono prima categoria. Il primo della fila è prima categoria, sì. Per l'ultimo giorno. Per l'ultimo giorno. E poi guardiamo la classifica che succede. Va bene, dai. Le potenzialità di vittoria. Allora, il nome del carro? Perché suona la campana. Sì, è tratto da un libro. Insomma, da... Sì, io volevo rappresentare quattro cavalieri dell'Apocalisse. No? È un mio pensiero da tanti anni. Ci ho agganciato quest'anno perché suona la campana, tratto da Hemingway, e soprattutto il riferimento alla poesia di John Donne che dice non ti domandare perché suona la campana, suona anche per te. Quindi praticamente tutti i mali che ha fatto l'uomo alla terra, tutti i danni, tutti i casini che sono successi, non è che si ripercuotono per quelli che li hanno fatti o per quelli che le subiscono, ma bene o male, in millesima parte anche per noi, no? Per quelli che dovranno arrivare. Quindi ho rappresentato i quattro cavalieri dell'Apocalisse, la guerra, la pestilenza, la morte e la pace. Ecco, ha riscontrato successo, quindi... Da mia parte sono già soddisfatto per questo. Quanto ci mette uno a fare un carro così? Cioè, ci mettiamo un anno, ci mettiamo 4-5 mesi, barra 5 mesi, una decina di persone a lavorarci tutti i giorni. Poi dopo, anteriormente c'è la progettazione, c'è il bozzetto, i disegni tecnici che si fanno d'estate. Sì, perché poi non c'è solo il legno, la carta vesta, ma c'è la situazione tecnica proprio. Sì, ci sono diversi mani, il carro è come un film, no? Ci sono vari mani che ci mettono, che ne fanno parte, da partire dall'ingegnere che certifica tutte le sicurezze. Certo, poi dai un senso al carro, non è facile, i movimenti. Comunque, come si diventa carristi? Io sto parlando con i re dei carristi, cioè nel senso, siamo fortunati perché Carlo Lombardi è il re dei carristi. Come, è una passione. Per questo titolo che mi hai dato. La gente mormora, capito? Comunque si diventa carristi, come sono diventato io e tanti altri miei colleghi, iniziando da giovani, facendo la cosiddetta gavetta, si passa dalle maschere a piedi, mascherate in gruppo, carri di seconda e carri di prima, che sarebbe l'Olimpo dei carri grandi. Tanta passione ci vuole. Tanta passione, tanta esperienza che porta poi. Noi lavoriamo anche a 360 gradi, lavoriamo per le scenografie anche in tutta Italia, anche in tutta Europa. Certo. E quindi noi apportiamo poi l'esperienza che acquisiamo anche all'estero, la portiamo poi dopo nell'ambito del carnevale. Al carnevale di Viareggio, tu sei viareggino, no? Certo, doc. Perciò è sempre, quando c'è il carnevale è proprio... È qualcosa di speciale. È sentito, è molto sentito. Ti ringrazio per il buon auspicio. Ti ringrazio. Carlo Lombardi, grande!
innanzitutto come si chiama lei? Chi è? Chiari Raffaello. Il, sembra tipo il burattinaio, no? Del sì, carro. Insomma. Sì, no, da perché non è la figura che è attaccato qui, tipo Gesù Cristo, no, non è che no, deve essere. No. Il cavallo. La muove testa. Lei la testa del cavallo da qui? La testa così. Gira le corde e la testa gira a destra e a sinistra. Si alza il collo e si gira la testa. Cioè, penso proprio tecnologia di ultima generazione questa. Sì, quello è. Complimenti. Opera di Carlo. E quindi quanti siete questo, sopra questo carro? A fare movimenti qui per il cavallo rosso siamo in sei. In sei solo, no, per muovere un cavallo? In quattro. Poi i cavalli sono quattro. Dopo dietro sono di più per muovere i cavalli dietro, sono più grandi. Sopra quanti siete? Tantissimi. Sopra il movimento saremo una ventina. Andrea Orgiu, lui è un uomo, è un elettrico, però te sei elettricità. Meno male sono un uomo e non una donna come te. No, come io donna? Che Dio. Vabbè, a carnevale ti permetto anche questo. Andrea Orgiu Electronics ha illuminato, sonorizzato il carro più bello di Viareggio. Più bello, speriamo, dai, comunque è un bel carro. Questo è il mio gusto, cioè poi vediamo. È un bel carro, ringrazio Carlo che è il quinto anno consecutivo che mi dà la fiducia. Carlo Lombardi, quello, il creatore. Sì, ideatore, modellatore, sì. Bravissimo, perché ha fatto un gran lavoro. Speriamo che insomma si possa arrivare sul podio, primi sarebbe meglio, comunque vabbè. Si vedrà. Ma il successo c'è già stato, perché la gente lo sta apprezzando, lo sta fotografando e lo stanno. Sai, il giudizio popolare non è la giuria, no, purtroppo. Ma però quello che conta è quello. Sì, piace, quindi anche quello secondo me. E te gli hai dato tutta, cioè, la vita a questo carro, gli ha dato gli ho dato la luce e l'audio, via, e la corrente. Hai portato la corrente. Sì. Dice, ma la luce e l'audio, però ho visto c'è un gioco di luce, ha messo quanta roba ci ha messo adesso? Ma c'è 90 fari, poi ho visto anche, sì, ci sono le fontane luminose, ce ne sono 12. Ah, 12 sul carro? Sì, e poi 8 macchine del fumo, più che tutte le strobo, teste mobili, insomma, c'è un bel lavoro. Fumi, poi tutto, no? Fumo dello buono, ovviamente. No, ma fumo ad effetto, no, quello che fa effetto. No, c'è Laura, no, quello che fa effetto. Sta ridendo, non so perché sta ridendo. Perché ha detto fumo dello buono. Meglio quello che fa effetto, cioè sì, nel senso quello che si un vede. Un bel effetto, diciamo. Di luci. Sì. Ma non solo quello, anche un altro carro, vero? Sì, abbiamo fatto una carretta fuori concorso. Una carretta? Sì. Ah, carretta? Una carretta, chiama la carretta. È un piccolo carro, diciamo, fuori concorso, sono dei salmastrosi, molto divertenti, che poi dopo vedrete, sì, preparati. Dei pagliacci, quello dei pagliacci. Sì, ecco, diventerete dei pagliacci anche voi.
fatto anche una mascherata che è quella di Emilio Cinquini, diciamo a ognuno il suo, dove c'è un ognomo sopra ogni fungo. Molto carino, molto bello da vedere anche lui. Non ti sbagliare, scegli alla stazione dove c'è scritto qui felicità. Andrea, non hai sbagliato niente, noi continuiamo a stare ora, qua con te. Speriamo. Continuiamo a stare qui con te, va bene, con questo carro. Va bene. Qui siamo al trucco, brillantini, non aspetta altro che arrivi il carnevale per mettersi brillantini in faccia, vero? Giusto. Lui è il primo anno che viene sul carro, è un lucchese. E qui abbiamo il mitico coreografo. Ciao, buon carnevale, ciao. Anche a voi. Benvenuti a Viareggio. Non è uno scherzo, Vina, che sei carnevale, se ti dico che sei bravissimo. Grazie mille, guarda, veramente tutti ci mettiamo l'impegno e la passione, soprattutto perché tutte queste maschere che sono qua sul carro e che vedi con noi a ballare sono tutte qui assolutamente per passione, quindi veramente noi amiamo il carnevale di Viareggio. Ma raccontami questa coreografia, sì. Come l'hai pensata? Dunque, la nostra coreografia è assolutamente in tema con la proposta del carro. Come vedi, il primo cavaliere, come avete visto, il cavaliere della guerra, ha in mano questa spada, brandisce questa spada, pronto a combattere nel mondo per portare la guerra, la distruzione. E noi, diciamo, un po' così, siamo un po' i suoi seguaci, no? Siamo un po' i suoi cavalieri. Siete con quello cattivo, esatto, perché c'è anche quello buono. Noi siamo con quello cattivo, noi siamo. Però soprattutto, e soprattutto di noi, vola il cavaliere alato, il Pegaso alato, dove c'è una bellissima guerriera, è una donna lei, che si distingue in mezzo agli uomini e che dopo la guerra porta la speranza di una rinascita e la speranza di poter tornare a tutte le cose positive, dimenticando tutti i problemi quotidiani. Che poi alla fine il concetto è che la campana suona per tutti. La campana suona per tutti. L'importante è arrivarci tutti uniti, lottare tutti per lo stesso obiettivo di pacifico, di buone speranze. Come ti chiami? Io sono Marco Pierini, collaboro con il Carnevale di Viareggio da parecchio tempo. E con Carlo? E con Carlo, anche con Carlo da parecchio tempo. Questo è il settimo anno. Si tratta ora di fare tutti i dettagli e fare tutta la cornice attorno al quadro che si è pensato. Bravissimi, quest'anno la cornice è veramente bella, è più bella lui. Bellissima. È carnevale, carnevale, si dice le cavolate a carnevale, sì, lo sai. Assolutamente, è una manifestazione bellissima. Per me è la prima esperienza. Siete meravigliosi, la prima esperienza? Per me è la prima esperienza ed è bellissimo, ci gratifica tantissimo. Oltretutto è anche molto ambita una posizione su un carro. Sì, salire sul carro non è difficilissimo. È motivando, naturalmente. Io la prima volta che salgo su un carro ho scoperto per la prima volta che qui sono, è tutto manuale, lavorano proprio, c'è la forza umana che muove tutti i cavalli, il carro. Fisico, chiaramente. Bellissimo. Sembra nulla quando si vede. Invece dietro pensa ci sia un macchinario che muove tutto, invece le persone. Sono tante persone. Beh. C'è tanta buona volontà, tanto impegno naturalmente e, come ha detto Marco prima, anche tanta passione. E mi tanta faccio gioia portatore. E divertimento. Viva il carnevale, viva Viareggio! Viva il carnevale, viva Viareggio!
Avrei bisogno di una saldatina. Chi è lei? Io sono il saldatore di questo carro, diciamo. Ha un bel ruolo, importante. Ha le mani incrociate, va bene. Quindi è proprio distinto, è una cosa normale. Perché ti prendono in giro? Perché ti piace saldare o ti piacciono le donne? Mi piace saldare. Stanno tutti prendendo in giro qua intorno. No, è un lavoro veramente importante, no? Quanti pezzi sono? I pezzi sono molti, i movimenti sono molti più che pezzi. È un lavoro pazzesco, cioè tutti i movimenti poi mossi dalla forza fisica. Non sono molto pesi, non pensate che siano, perché sono pesi e contrapesi, dunque diciamo il peso anche se è molto, però dall'altra parte c'è un contrappeso che bilancia questa cosa qui, ha capito? Se il peso sia forte, del peso più leggero. Però che un filo possa poi far girare una testa di un cavallo, c'è un lavoro. Basta un filo per te, basta un filo, per me è impossibile concepire questo, bravi! C'è un progetto complicatissimo dietro. Ma più che altro il costruttore. Garbocci? Garbocci. È il cognome, Alessandro è il nome. C'hai fans, Garbocci. Certo. Sei il saldatore di Lombardi, di Carlo, da sempre? Sempre, sì, è già parecchi anni che lavoro insieme a lui, ormai c'è un'amicizia, ecco perché c'è questa confidenza, come ci conosciamo troppo bene. Chi è la tortista? Sei? La fatta te la torta? Ma voi festeggiate ugualmente, perché tanto avete reso tanti di quei complimenti anche se non vincete, vero? Certo. Avete già vinto moralmente? Sì. Ma dici sempre sì, può dire anche qualche cos'altro. Un attimo che assaggio. È l'assaggiatore ufficiale. Com'è? Ottima! No, ottima!